Erano in tanti questa mattina a festeggiare San Francesco nella scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela e per festeggiare anche nonni, alunni e docenti, tutti assieme. Ed è stata l'occasione per gustare le prelibatezze preparate dalle mamme degli studenti. I ragazzi, i bambini e i grandi hanno fatto tutto un lavoro sull'opera di San Francesco. La nostra scuola si chiama San Francesco e quindi è giusto che loro sappiano la grandezza, la potenza di questo santo. Ma siccome non deve rimanere tutto sulla carta, abbiamo voluto dimostrare che portando gli animaletti loro prendano il modello, l'esempio per la vita. Ma c'è stata una grossa organizzazione dietro. Infatti ci sono tutti e due i plessi. Qui siamo sulla serie 900 ragazzi, più mamme, più nonne, più cagnolini, gattini, di tutto. E in questo momento solo questo grande cortile della Giudici ci poteva aiutare. Per l'occasione, Don Giorgio Cilindrello, parroco della chiesa San Francesco, ha benedetto gli animali domestici di piccola taglia degli alunni della scuola. San Francesco sappiamo che è il santo dell'universalità. Infatti, un po' è onorato, festeggiato, stimato anche dal mondo non credente. Anche coloro che si definiscono atei hanno sempre in San Francesco un punto di riferimento. Diciamo che è un santo universale, in lui c'è tutto: la fede immensa nel Cristo Gesù crocifisso, nella Santa Eucaristia, l'amore alla Chiesa, l'amore all'universo intero, tutto il creato. Sappiamo che Francesco è poliedrico nella sua spiritualità, Francesco è anche totalmente uomo libero, come l'accezione del nome proprio Francesco, uomo libero. Sì, viaggio pure acconsente.